Salve a tutti, cominciamo la settimana 6 marzo, la settimana finanziaria ricca di spunti. Domani c'è il discorso di Powell, poi ci saranno i dati sul lavoro, poi seguiranno i dati sull'inflazione americana per quanto riguarda la settimana prossima, ma si comincia quindi subito forte con le parole di Powell domani, che probabilmente andrà a confermare lo scenario attuale di rialzo dei tassi atteso. I futures ipotizzano un tasso al 5,4 negli Stati Uniti, vedete 5,33 per giugno e poi un calo nel 2024 per poi rimanere comunque abbastanza stabile anche nel 2025. Questo è lo scenario higher for longer, cioè tassi alti, magari un po' tagliati il prossimo anno, ma stabilmente su livelli più alti per più tempo per andare a combattere l'inflazione. Oggi però vorrei parlarvi di le fasi di mercato cicliche e a sorpresa, secondo alcuni operatori, ma in realtà poi a sorpresa neanche così tanto, visto quello che sta accadendo, che vediamo tutti i giorni sui mercati azionari ormai che sono comunque in recupero, e anche la reazione dell'S&P 500 della scorsa settimana, questo siamo sul settimanale, vedete che sul 3926 ha reagito molto bene, disegnando una candela che praticamente si è quasi posizionata sui livelli dei massimi della settimana precedente. Comunque, per quanto si stia configurando per ora lo scenario che ho descritto in un articolo sul Sole 24 Ore, che potrebbe essere forse lo scenario più probabile per i prossimi trimestri, barra eventualmente anni, se non cambieranno le condizioni, cioè se la Fed non andrà ad essere espansiva, ecco lo scenario vero del cammello, cioè una borsa che sostanzialmente fa uno zigzag senza prendere una grande direzione. Vediamo però, e anche a questo punto non possiamo dimenticare che comunque il minimo di Wall Street è stato segnato a ottobre e quindi per ora siamo sopra quel minimo, e abbiamo disegnato anche dei massimi più alti e dei minimi più alti. Quindi se partiamo da ottobre, Wall Street sta provando a costruire qualcosa, per non parlare delle borse europee che invece sono addirittura vicine ai massimi storici. Vedete oggi l'indice Eurostoxx 50 non è così lontano dai massimi storici, 4.417 punti del novembre 2021. Vedete che movimento delle borse europee. Wall Street più a fatica sta comunque provando a costruire qualcosa. Per gli operatori, e qui veniamo al tema delle fasi, siamo tornati indietro per quanto riguarda gli Stati Uniti dalla fase 6, quella in cui l'economia scende e quindi non ha ancora raggiunto, sta andando verso la contrazione, verso appunto la discesa del PIL, si sta iniziando a portare sotto la linea orizzontale che segnala la crescita dalla decrescita del PIL. Dalla fase 6, quella in cui vengono vendute sia le materie prime, sia le azioni, sia le obbligazioni, e magari qualcuno inizia ad accumulare obbligazioni a breve scadenza, siamo tornati alla fase, udite udite, alla fase 4, questa fase qui. Per molti esperti saremmo tornati indietro di due fasi. Questo perché l'economia è più resiliente, anche per i motivi relativi al grande impulso fiscale che continua ad arrivare sotto traccia dai governi, e lo si vede nei deficit PIL. Se voi andate a vedere ogni anno il rapporto tra deficit PIL e deficit spending dei governi principali, vedete che siamo ben oltre i livelli di austerità o di contenimento del debito, e quindi questo ha stimolato nuovamente l'economia che si sta rivelando più resiliente. Quindi da un punto di vista intermarket saremmo tornati dalla fase 6 alla fase 4, che è una fase in cui da un punto di vista tecnico intermarket
le azioni non hanno ancora trovato il loro picco e le obbligazioni invece sono vendute, e quindi è una fase in cui tecnicamente vengono comprate materie prime e azioni, questo in modo spannometrico, poi dipende dai settori, eccetera, eccetera, e soffrono le obbligazioni. Questa è una fase importante, una fase appunto di reflazione, e infatti stiamo vedendo che gli ultimi dati dell'inflazione, soprattutto quella core, stanno rialzando nuovamente un po' la testa, quindi c'è lato core una fase di reflazione. E quindi dal punto di vista Intermarket gli esperti non hanno più dubbi, negli Stati Uniti in particolare siamo in fase 4. E osservando questo movimento appare tutto un po' più chiaro quello che sta accadendo. Obbligazioni vendute alla ricerca, chi lo sa, di un nuovo minimo, e azioni ancora, diciamo, tornate sugli scudi alla ricerca di un nuovo picco, di un nuovo picco. Quindi, se fosse vero, se le previsioni di chi ipotizza che siamo tornati indietro da fase 6 a fase 4, è come se le circostanze abbiano sfasato il ciclo, e mi riferisco appunto alla resilienza dell'economia e quindi agli stimoli fiscali, ciclo che sarebbe dovuto progredire naturalmente dalla fase 6 alla fase 1, quella in cui il mercato va a fare la recessione e va ad anticiparla, anche dal punto di vista delle classi Intermarket, e quindi quella in cui vengono comprate in particolare le obbligazioni, e iniziano a essere comprate le azioni, però in particolare quelle tecnologiche. In fase 4 chiaramente vanno bene anche le tecnologiche, però vanno bene i settori delle basic resources, dei settori di reflazione, ed ecco importante capire appunto se si muoveranno bene questi settori nelle prossime settimane. Andiamo a vedere i vari settori negli Stati Uniti, gli ETF principali che danno la grande opportunità agli investitori retail sia di osservare rapidamente il comportamento settoriale, sia di andare appunto a eventualmente posizionarsi in modo semplice a basse commissioni su un intero settore senza dover andare a sbilanciarsi sulle singole società. Vedete XLB e l'ETF dei sostanzialmente materials è più vicino al concetto di risorse di base, poi ce ne sono altri. Vedete, nelle ultime 2 settimane ha dato un impulso, ha avuto un impulso molto importante, superiore a quello, vedete, dei discrezionali, che invece sono i più ruggenti in fase 2, e anche superiore rispetto ai titoli tecnologici, che sono anch'essi molto forti in fase 2. Invece, vedete le utilities. Le utilities sono un settore molto legato ai tassi di interesse. Vedete come ha sofferto in ultime settimane questo riprezzamento del tasso terminal rate della Fed più in alto, e quindi le utili si hanno sofferto. Gli energetici, vedete che sono comunque legati al tema delle materie prime, in fase 4 dovrebbero performare bene, e vedete anche i XRT, i consumi retail, sono tra i più grandi anticipatori del ciclo, ma non certo quelli che tirano la carretta quando c'è una reflazione. E quindi sostanzialmente questo, anche l'analisi dei settori, se poi andiamo a analizzarla appunto graficamente, finanziari, abbiamo poi l'healthcare molto difensivo, eccetera, eccetera, le comunicazioni. Vedete che il migliore nelle ultime 2 settimane, chiudiamo con consumi di base difensivo, poi ci sono gli industrial, anch'essi legati alle materie, risorse di base, real estate, titoli tassi sensitive in sofferenza, e i trasporti anticipatori del ciclo in recupero. Ma il settore, vedete, migliore e che ha avuto il recupero più importante è questo qui, dei materials,
che è uno dei settori più legati alla fase 4, quindi da seguire. Io ribadisco che qui non si tratta di titoli a scopo, di video a scopo didattico, per aiutarvi a capire quelli che sono gli strumenti che alcuni investitori professionali osservano per leggere i mercati finanziari. Non si tratta assolutamente di consigli finanziari, i settori dei consumi di base potrebbero crollare nei prossimi giorni, potremmo anche non essere in fase 4, eccetera, eccetera. E quindi questa è una premessa che vale sempre la pena fare. Però da un punto di vista didattico, la mappa e alcune indicazioni confermate anche dall'analisi settoriale ci dice che la fase 4 potrebbe essere quella che ci aiuta un po' a spiegare, a vivere il momento. Anche il settore dei semiconduttori è uno dei settori che va seguiti perché nell'azionario in fase 4 tende ad avere un buon riscontro. Ripeto, anche qui potrebbe non essere così e quindi non prendete assolutamente decisioni sulla base di questi video che sono qui a raccontarvi a scopo didattico come ragionano gli investitori e quale potrebbe essere la mappa. Se fosse fase 4, chiaramente saremmo in riflazione e comunque i movimenti degli ultimi periodi, obbligazioni vendute, azioni resilienti e comprate, soprattutto alcuni settori e materie prime che non stanno caracollando. Andiamo a vedere le materie prime, andiamo a vedere se riusciamo a trovare l'indice delle materie prime, dove è finito. Andiamo a ricrearcelo. Uno dei più importanti è il CRB Thomson Reuters, eccolo qui. Andiamo a vedere questo indice delle materie prime. Vedete che ha smesso di soffrire e quindi anch'esso dimostra sostanzialmente che è una trading range, quindi è lì per ritrovare chi lo sa forza o comunque ha smesso di scendere nelle ultime poi dal 23 febbraio è partito un piccolo impulso rialzista da monitorare. Quindi è questo un po' il punto chiave che vorrei trasmettervi oggi, la mappa del mercato e anche la considerazione che queste fasi, come potete vedere, non sono così schematiche e matematiche, nel senso dalla fase 6 non è detto che si vada matematicamente alla fase 1, così come non è detto che qualora si regredisca si vada alla fase 5, si può andare, come forse le probabilità indicano, anche indietro di due fasi o anche avanti di due fasi. Quindi l'economia, il ciclo segue delle logiche chiaramente abbastanza definite, ma non essendo una scienza matematica, l'economia, ma una scienza sociale dove incidono tanti fattori, è chiaro che questo ciclo può avere anche dei punti di regressione o di accelerazione, anche maggiori di una fase. Quindi, in questo caso, se fosse vero che del passaggio da fase 6 a fase 4, andrebbe a confermare anche la difficoltà di impostare un'operatività su questo tipo di fasi, su questo tipo di cicli, perché alcuni hanno notato che magari ipotizzano che sia molto semplice. Siamo in fase 6, quindi facciamo questo, poi c'è la fase 1, eccetera, eccetera. Ma dalla fase 6 si può andare, e ce lo sta insegnando eventualmente la storia, anche tornare a fase 4, quindi un posizionamento molto sbilanciato sulla fase 6 può essere preso alla sprovvista. Quindi questo anche a livello didattico, sempre per dirvi che è importante avere la mappa, però non è poi così matematico il proseguimento da una fase all'altra, quindi colpi di scena ci possono essere anche in questa mappa, come stiamo eventualmente vedendo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi,
se siamo tornati in fase 4 anche dal vostro punto di vista, e sarà interessante monitorare alcuni settori, per esempio la forza relativa tra, andiamo a disegnarle insieme, materials e discrezionali X e Y, andiamo a crearle, a misurarla insieme. Questa forza relativa può essere interessante per capire se siamo, diciamo, più in fase 2 eventualmente o in fase 4, perché vedete che fino a febbraio, la prima parte dell'anno, infatti molti ipotizzavano una fase 2, un passaggio in fase 2, invece il discorso che i bond sono in difficoltà in questo momento e stanno performando meglio i materials rispetto ai discrezionali, potrebbe aver cambiato lo scenario da metà febbraio e quindi potrebbe essere questo il binario macro, quello della reflazione, e quindi quello potrebbe essere appunto confermato dal intermarket e anche dall'intramarket, dall'analisi della performance relativa superiore dei consumi dei materials rispetto ai consumi discrezionali. Quindi questo grafico XLB fratto XLY entra di diritto tra quelli da monitorare nelle prossime sedute per avere, a mio avviso, la conferma eventualmente del cambio di mappa. Fatemi sapere cosa ne pensate anche nei commenti. L'invito è di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto per avere ulteriori indicazioni su nuovi video. Il clic sulla campanellina in basso trovate anche tutti i miei articoli sul Sole 24 Ore, dove approfondisco questi e tantissimi altri temi legati all'educazione finanziaria. Alla prossima!